Le World Series of Poker sono iniziate da quasi 20 giorni ed è già tempo di qualche primo bilancio che scegliamo di fare con la bandiera del poker italiano, il pirata Max Pescatori. Allora, cominciamo a fare un bilancio innanzitutto per il poker italiano. Ma il poker italiano non benissimo. Purtroppo nessuno è riuscito ancora a sfondare. L'anno scorso già a quest'ora avevamo già visto diversi ottimi risultati, invece quest'anno stentano. Solo Baldassari, che peraltro gioca con la bandiera, mi sembra monegasca, no? Ha fatto un ottimo sesto posto, e io ho fatto un dodicesimo che è altrettanto buono, avevo tante speranze, ma poi non è andata bene, proprio alcuni colpi alla fine, comunque così le borsiere sono così, però obiettivamente è un po' delusione, anche perché poi io dico sempre agli altri c'è tanto talento in Italia, però speriamo che qualcuno vada fino in fondo. E hai in parte già anticipato la risposta a questa domanda e il bilancio dell'inizio di Max Pescatori. Ma io mi sento che sto giocando bene perché lo vedo dalle ore che metto ogni torneo, cioè eliminazioni diciamo nelle prime 5-6 livelli è capitato penso solo due volte e ho fatto 6 volte il day 2 e 2 volte bolla e uno premi, quindi insomma anche oggi è andata così, una day 2 poi sono uscito, quindi insomma se ci si trova sempre nella posizione di andare al day 2, quindi a un decimo, undicesimo, dodicesimo livello, poi prima o poi dovrà arrivare un po' di mani positive, quindi poi riuscire ad andare premio e poi chissà. E un'ultima domanda legata al bilancio che possiamo fare per il movimento pokeristico in generale a livello mondiale, e parliamo essenzialmente dei top pro, e che tipo di indicazioni abbiamo tratto? Ma io ho visto che comunque c'è tanta gente, magari i numeri sono leggermente inferiori a quelli dell'anno scorso, ma è perché continuano ad aumentare negli ultimi 6 anni. E quindi tu continui a aumentare, a un certo punto è normale che ci sia una leggera flessione dovuta all'economia, dovuta ai tanti tour che ci sono in giro, quindi però c'è tanta gente ancora che viene qua e gioca, addirittura i mix game sono aumentati come persone, e invece i no limit sono leggermente diminuiti, ma anche le formule, perché l'anno scorso facevano i no limit che facevano dei 1A, dei 1B tutte le volte, quest'anno non fanno così e quindi fanno due tornei separati il sabato e la domenica, e quindi è ovvio che i numeri risentono, però alla fine sono numeri un po' non proprio che rispecchiano quello che è successo l'anno scorso, quindi per quello penso che sia Rio che le World Series siano molto contenti del risultato.